benedice, le palme che abbiamo tra le mani e il vento, che per un attimo è anche più tranquillo, ma questa mattina sferzava robustamente il nostro paese. Sono tre simboli: sole, palme, vento, forse di quello che c'è anche nel nostro cuore. Siamo qui alla ricerca del sole, e il sole è la luce, è la speranza. Che bello che ci sia il sole, che bello che il sole baci i nostri volti facendoci sentire quella sensazione estiva, di calore, di pelle che incomincia a scottare. E in fin dei conti siamo qui per cercare il sole, che è Gesù, luce del mondo che riscalda anche la mia vita. Che bello quando lo sento vicino, quando davvero riscalda le mie notti buie, quando illumina il dubbio che a volte porto nel cuore. E i bambini di Gerusalemme si accorsero che stava arrivando il sole in città, per questo uscirono con le loro palme. E la palma è il secondo simbolo. La palma significa il desiderio di accogliere in festa. Non solo Gesù viene, ma io sono qui per accoglierlo, per farlo entrare nel mio cuore, per dire dimmi una parola, per dire a lui tu sei il mio re. Eppure queste palme sono sferzate dal vento. E il vento sono le nostre passioni, il vento è la tentazione di tornarcela a casa. Forse stamattina, perlomeno chi si è svegliato presto, questa mattina in cuor suo, vedendo il vento, sentendo il vento forte sbattere, magari le finestre, avrà pensato: che faccio, ci vado o non ci vado in piazza? Quando il vento tira forte abbiamo paura di essere portati via, ed effettivamente accade che la luce di Gesù, il nostro buon proposito di accoglierlo, spesso è spazzato via dal vento. E così partiamo con le migliori intenzioni e dopo un poco il vento ci ha portati via. E tante volte io come voi dobbiamo confessare: io quella parola non la volevo dire, eppure mi è uscita dalla bocca ferendo un amico, un fratello. Io quel gesto non lo volevo compiere, eppure ho imbruttito me stesso e l'altro. Io quel pensiero non lo volevo assecondare, ma il vento mi ha portato lì dove non volevo. Allora forse c'è da resistere a questo vento, il vento che soffia, il vento che a volte ci fa anche paura, il vento del pensare comune, il vento dell'egoismo, il vento delle nostre passioni, dei nostri vizi, delle nostre cattive abitudini, forse anche di alcuni nostri sentimenti sbagliati, il vento che mi fa essere mediocre. Possiamo a casa la bellezza, la sensazione bella di questo sole che mi scalda, e Gesù Cristo è il sole della mia vita. Abbiamo in mano le palme perché vogliamo accoglierle nonostante il vento che ci porti via, e tra poco ciascuno di noi dovrà decidere, perché la tentazione di essere venuti qui a prendere un po' di sole con la palma in mano e poi scappare via senza celebrare l'Eucaristia è la tentazione del vento. No, ma io devo andare a portare la palma alla nonna. Giusto, una cosa sacrosanta. Però se sei venuto qui e poi altre cose ti portano via, l'hai data tutta al vento. Se sei venuto qui e hai gustato per un attimo il sole e poi non celebri l'Eucaristia, ti sei fatto portare via dal vento. E allora magari proviamoci a entrare in chiesa, lì dove saremo arrivati, lì dove il vento non lo sentiremo più, ma continueremo a tenere tra le mani le palme e saremo illuminati dal sole di Cristo, della sua parola e dell'Eucaristia. Tra poco ci muoveremo in processione. Io da questo balcone salirò sull'altare insieme con voi. Spero che in questo brevissimo tragitto il vento non porti via nessuno. E chiediamo per le nostre vite che il male non ci porti via.
e possiamo rimanere